Anche quest'anno e il 2020 inizia con la manifestazione Vespifania, tanti giorni per poter ammirare non solo questi motocicli che sono anche storici, hanno fatto la storia, ma anche per rinnovare quella che è un po' la cultura locale. Oggi, in questi tre giorni, noi racconteremo la storia della Vespa nella nostra settima edizione della Vespifania. Abbiamo fatto un evento in maniera particolare, insieme all'associazione dei ragazzi del Federmodellismo. Infatti sarà possibile anche visitare un plastico ferroviario realizzato dagli artisti Salvatore Vullo e Luigi Loretta. Saranno tre giorni intensi, pieni di attività vespistiche, culturali, culinarie, perché adesso vi spiego il programma dei tre giorni. Iniziamo oggi pomeriggio con a ore 16:30 con l'inaugurazione della nostra mostra museo e del plastico ferroviario. Ci sarà tutto un palazzo da visitare, infatti ci troviamo presso locali dell'Associazione Culturale Atena, Palazzo Lombardo La Lomia, in Corso Umberto numero 41. Pomeriggio ci sarà anche una degustazione di vini a cura di Cummo Vini della cantina vinicola Sicania. Domani mattina alle ore 9 iniziamo con una mostra statica di auto d'epoca, infatti il Corso Umberto sarà pieno di auto d'epoca, sempre visita al nostro museo e al plastico ferroviario. Nel primo pomeriggio, verso le 4, iniziamo con la ricotta, ci sarà il signor Ferrante che ci farà fare la ricotta e i zambognari che ci allieteranno con le loro musiche natalizie. Il 6 mattina, il giorno della Befana, invece, ci sarà animazione per bambini, l'arrivo della Befana, ci sarà il nostro Salvatore Licalzi che farà il torrone per tutti e lo zucchero filato per i bambini e per tutti i grandi. Mentre il pomeriggio ci sarà la serata conclusiva con sorteggi, premi, saluti vari per tutti i partecipanti. Ecco, senza svelare naturalmente i particolari, ci sono una cinquantina di vespe di tutte le età, di tutti i colori, di tutti i tipi. Sì, assolutamente sì, iniziamo con la nostra Vacanze Romane, come ogni anno, che è la più vecchia del nostro museo, per finire in un Pix Arcobaleno del 1984. Il nostro tema, ogni anno cambiamo il tema, il nostro tema di quest'anno infatti è il vintage. Abbiamo utilizzato usato, come potete vedere dalle immagini, delle cose antiche e anche antiquariate. Ecco, naturalmente quello che c'è dietro è tanto amore, tanta passione per la Vespa. Vediamo come sono ben curate alcuni esemplari, come naturalmente rappresentano un po' la storia. Ecco, pensare che in quegli anni, quando questi erano mezzi di trasporto, erano qualcosa di eccezionale. Magari oggi abbiamo mezzi più avveniristici, però ecco, allora, ecco, vederli ancora emozionano da questo punto di vista. Emozionano sì, perché per noi la Vespa ha un'anima e racconta una storia tutta italiana. Infatti era nata come un'utilitaria, era per le persone più povere, diciamo, non si potevano permettere un'auto e viaggiavano in Vespa, famiglie intere. E oggi, dal 1948, quando è nata la Vespa, ritroviamo questi bellissimi esemplari.